Ci troviamo nella sala sezione attori della Centrale. Questa sala storica ci incuriosisce e stupisce allo stesso tempo, così come entusiasmò quasi 100 anni fa l'artista futurista roveretano Fortunato De Pero, che nell'inverno del 1932 venne in visita alla Centrale. Ad attenderlo trovò l'ingegnere roveretano Francesco Tomazzolli, che fu l'ideatore della Centrale insieme ad Edoardo Modeli. In un suo articolo pubblicato sul quotidiano La Sera, scritto a seguito della visita del 1932, De Pero definì la Centrale di Riva del Garda creazione del genio umano che merita l'elogio lirico, pittorico, plastico e musicale del più ispirato artista. De Pero scrisse di quanto rimase colpito dal contrasto tra il raccolto centro storico della città e l'imponente architettura di Maroni e dalla statua del gigantesco Numen Aquarium di Zaniboni. All'interno fu affascinato dai moderni circuiti elettrici, dagli avveniristici comandi della sala controllo, che identificò come il cervello della centrale, e dalla maestosità dei macchinari e delle turbine, che paragonò a prechidermi preistorici con corazze d'acciaio. Egli definì il susseguirsi continuo di dispositivi e cavi, che ancora oggi caratterizzano il soffitto della sala sezionatori, un bosco idroelettrico. Da questa sala, un tempo, l'energia partiva per il suo viaggio, per servire città, strade e industrie. Oggi i trasformatori si trovano nella nuova galleria che porta nel cuore della montagna e la stazione elettrica è all'esterno della centrale, ma nella sostanza nulla è cambiato. L'energia prodotta dalla centrale viene immessa sulla rete elettrica nazionale, che è gestita da Terna, e da lì viene inviata dove ce n'è bisogno. Ma la costante, oggi come allora, è che si tratta di energia pulita, prodotta solo dalla forza dell'acqua. E qui non possiamo che ammirare uno splendido panorama del lago di Garda dalla terrazza della centrale e uno scorcio del centro storico di Riva del Garda. L'architetto Giancarlo Maroni, a seguito dei danni provocati dalla Prima Guerra Mondiale, è stato chiamato a riprogettare il lungo lago, con la famosa spiaggia degli Ulivi e la facciata dell'Hotel Sole, oltre naturalmente a questa centrale. Dietro di noi, lungo il fianco della montagna, possiamo vedere le condotte originali degli anni 20. Oggi non sono più utilizzate perché sostituite dalle nuove condotte forzate dentro la montagna, più sicure e protette. Si è deciso comunque di mantenere il più possibile una memoria storica del vecchio impianto e delle sue componenti, come la sala sezionatori e le vecchie condotte, a ricordo di quella che è stata alla sua apertura una delle più avveniristiche centrali idroelettriche a livello internazionale e che tutt'oggi, a quasi 100 anni di distanza dalla sua inaugurazione, gestita dal gruppo Dolomiti Energia, produce energia pulita nel pieno rispetto dell'ambiente. Dall'evidente interesse di Fortunato De Pero per questa centrale e più in generale per le centrali idroelettriche di cui il Trentino è ricco, nasce una grande tela ad olio intitolata Potenza idrica o centrale elettrica, realizzata da De Pero tra il 1955 e il 1956 per la Sala del Consiglio di Trento, dove tutt'oggi si può ammirare nella sua magnificenza.